Cicloturiste e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Lei è la Giant Revolt Advance 1 e se mi avete seguito negli ultimi tempi sapete che con lei ho fatto tantissime avventure in bicicletta, gravel, bikepacking e anche qualche viaggetto. E per qualche viaggetto intendo anche robe toste, ci ho fatto la Via degli Dei in 2 giorni e il Tuscany Trail in 3 e lei, beh, insomma, si è comportata molto molto bene, ma in questo video voglio raccontarvi a fondo la mia esperienza dopo 5 mesi in cui l'ho provata in diversi ambiti e quindi vi voglio spiegare perché secondo me questa bicicletta è perfetta per chi fa un certo tipo di gravel e di avventure in bikepacking. Tra l'altro questa Giant Revolt Advance 1 ha una chicca molto molto particolare che io personalmente non ho mai visto su nessun'altra bicicletta, ma quella la lascio alla fine. Adesso andiamo a vedere un po' quelle che sono le sue caratteristiche tecniche. Telaio forcella full carbon con tecnologia Advanced Grade Composite, cambio elettronico SRAM Rival AXS monocorona da 40, 10-44 a 12 velocità, freni disco idraulici SRAM Rival AXS da 160 mm, manubrio Giant Contact XR diffuso con una leggera scamparatura, sella Giant Approach molto comoda e leggera, reggisella telescopico Giant Contact Switch, cerchi Giant PX2 tubeless ready in alluminio, copertone Maxxis Rambler 700x45C tubeless. Troviamo poi sul telaio tanti fori e predisposizioni per gli amanti del bikepacking, anche sulla forcella. In generale una costruzione attenta sia ai dettagli ma anche al particolare, con una colorazione veramente molto bella e ricercata che al sole rende al massimo. Il focus però in realtà è nella sua costruzione, che rende nel complesso la bicicletta leggera e performante. Beh ragazzi, non mi voglio dilungare, una bicicletta eccellente, comoda e divertente da utilizzare sotto tutti i punti di vista. Ma quindi è esente da difetti? Assolutamente no, ma partiamo dagli aspetti positivi che mi hanno fatto innamorare di questa Giant Revolt Advance 1. Partiamo dalla leggerezza, veramente incredibile, assurda, costruzione completamente in carbonio, ma nonostante sia così leggera è molto stabile e bilanciata anche per fare gli sterrati più cattivi. Va detto che lo si vede dalla geometria rispetto ad una gravel come la Supernova Tan Carbon che ho utilizzato per fare tutta la Via Francigena e tutto il Cammino di Santiago. Questa è una gravel diversa, con una concezione diversa, è sicuramente più comoda e meno scattante, meno performante se stiamo cercando la velocità. E questo perché sia il carro posteriore e anche la forma del triangolo centrale ci suggeriscono che è una gravel, però una gravel che si avvicina molto a quello che può essere il concetto e anche la forma di una mountain bike. Ovviamente non è una mountain bike perché non abbiamo la forcella ammortizzata e anche le forme non sono così spinte da renderla una mountain bike, però sicuramente rispetto alle gravel classiche, perdonatemi il termine, è una gravel più vicina alla mountain bike, diciamo così. Altra cosa che la fa avvicinare alla mountain bike è il telescopico, quindi qua abbiamo la levetta che contribuisce ad abbassare il sellino. Quindi, come vedete, qualche cosa vicina alla mountain bike la troviamo anche su questa Giant Revolt Advance 1. Ripeto, ancora una volta, questa è una gravel, non è assolutamente una mountain bike, però, insomma, alcune cose la fanno avvicinare a questo concetto di mountain bike. Non abbiamo la forcella ammortizzata, ma abbiamo il manubrio con la tecnologia Diffuse che vi assicuro che ammortizza leggermente, ovviamente non come una forcella, ma qualche vibrazione la ammortizza. Questi elementi uniti alla forma e alla geometria del telaio, insomma, la rendono una gravel, sì, ma una gravel che si avvicina o comunque tende a quella che può essere il concetto di una mountain bike. Insomma, non è una gravel classica. All'inizio devo ammettere che ho storto un po' il naso perché non era appunto la classica gravel, però a poco, dopo averla utilizzata per tanti mesi e ci ho fatto veramente tanti chilometri, devo dire che mi convince e mi piace. Ma quello che ci interessa è adatta per viaggiare in bicicletta, magari in bikepacking? Partiamo dal metodo di viaggio più classico, tra virgolette. Abbiamo la predisposizione per il portapacchi, io l'ho montato, ci ho fatto in questo modo la Via degli Dei e ha funzionato. Ovviamente lei si è comportata bene perché è leggera, ma la Via degli Dei con il portapacchi e le borse a panier non ve la consiglio, io non la rifarei. Il bikepacking si può assolutamente fare, abbiamo i fori sulla forcella, abbiamo qua 3 fori sul telaio, li abbiamo anche sotto, vedete che ho montato un portaborraccia. L'unica cosa è che con il telescopico montato non si può usare al meglio la borsa da sottosella. Io l'ho fatto e si può fare, ma alla lunga usandolo non sarà più fissata per bene, quindi
dovrete smontarla e riposizionarla. Insomma, niente di drammatico, si può fare, però forse cambierei il reggisella per fare bikepacking. Altra cosa che magari a qualcuno non piace è che si può fare bikepacking, però il flare del manubrio, la scampanatura, non è tanto accentuata, quindi farci stare una borsa da manubrio non è impossibile, però sicuramente ci sta una borsa da manubrio molto molto piccola. Anche per il cambio elettronico all'inizio ho storto un po' il naso, ma devo dire che è veloce, preciso e molto sicuro, quindi funziona veramente molto bene. Certo, il 40 all'anteriore, se non avete troppa gamba, non è l'ideale. Io ci ho fatto anche la salita di radicofani su gravel, però insomma, se non avete la gamba potete montarci un 46 e sicuramente sarà ancora più agile. Dietro abbiamo un 10-44, quindi appunto non è tantissimo, ma si può fare insomma. Sempre per il gravel, ottimi e sicuri freni. Finché non fate viaggi intorno al mondo, i freni a disco idraulici sono la scelta migliore senza alcun dubbio, quindi promossi anche per discese impegnative su sterrati belli cattivi. Copertoni ok per il gravel e per l'asfalto, mi sono trovato bene con queste Maxxis che su sterrati belli tosti non danno un grip top di gamma, ma per un uso misto sono la scelta giusta da fare secondo la mia esperienza. Dunque, una bici che nel complesso si avvicina in parte ad alcuni concetti da mountain bike come il telescopico e le forme del telaio, ma alla fine lei rimane sempre una bici gravel con una identità ben precisa. Insomma, una bici molto interessante e divertente. A me è piaciuto tantissimo utilizzarla in questi mesi, ma come vi dicevo all'inizio del video, c'è su questa bici una cosa molto particolare, una chicca che la rende ancora più adatta per fare viaggi in bicicletta. Quindi adesso andiamo a farci raccontare questa accortezza tecnica dai ragazzi di Giant. Bene, siamo arrivati alla fine del video e come avete visto, caratteristiche tecniche e costruttive da bicicletta top di gamma. Al di là del fatto della sua costruzione con componenti in carbonio che la rendono ultra leggera, mi è piaciuta la sua filosofia costruttiva e l'ho apprezzata tantissimo in questi mesi di test tra eventi di gravel, bikepacking, viaggi in bicicletta e anche qualcosa di un po' più estremo come può essere per esempio la via degli dei. Insomma, mi è piaciuto tantissimo, mi sono divertito a utilizzare questa Revolt Advance 1, ma come vi ho detto all'inizio del video, c'è una caratteristica costruttiva qua nel suo carro posteriore che la rende estremamente particolare e la rende anche in grado di cambiare il suo assetto e la sua geometria. Quindi adesso andremo a vedere in che cosa consiste e soprattutto come renderla una bicicletta con una geometria variabile. Andiamo a lavorare su quest'area, in particolare su questo che è il sistema flip chip, che è una piastrina metallica che andrà ruotata di 180 gradi e si può fare facilmente utilizzando quattro utensili: la brugola del 5, la brugola del 4, quella del 2,5 e la Torx da 25 che trovate su qualsiasi multitool in commercio. Per prima cosa andiamo a smontare la ruota utilizzando la brugola del 5, quindi rimuoviamo il perno passante e successivamente liberiamo la ruota. Come secondo passaggio andiamo a svitare con la brugola del 2,5 le piastrine del flip chip, andiamo a ruotarle e ad avvitarle sempre con la brugola del 2,5. Stesso lavoro va fatto dalla parte opposta, quindi la svitiamo e la andiamo a montare girandola. Ok, quindi come vedete in questo momento le piastrine flip chip è come se avessero ruotato di 180 gradi. Siccome in questo momento abbiamo variato l'interasse, la lunghezza dell'interasse, andiamo di conseguenza a variare la posizione della pinza del freno, quindi dovremo spostarla ruotandola di 180 gradi. Unico accorgimento per la pinza del freno a disco è di scambiare le due viti, quindi quella che era davanti andrà avvitata dietro e viceversa. Attenzione a non stringere eccessivamente le viti, perché queste andranno strette solo una volta che avremo centrato correttamente il disco e rimesso la ruota in posizione. Abbiamo chiuso il perno, ma non l'abbiamo stretto al massimo perché dobbiamo prima stringere il flip chip. Infine, una volta centrato il disco, andiamo a stringere le viti della staffetta della pinza del freno. Bene, vedete che adesso il flip chip è ruotato, quindi il perno passante è avvitato leggermente più indietro e questo comporta uno spostamento e un allungamento dell'interasse. Ne risulta che quindi la bicicletta in questo modo è più comoda e più adatta per le lunghe percorrenze, come può essere magari
un viaggio in bicicletta oppure un'uscita in bikepacking. Bene, questa chicca finale che io personalmente non avevo mai visto e che testerò nelle mie prossime uscite, perché questa Revolt Advance 1 non l'abbandono, continuerò ad utilizzarla per le mie prossime pedalate. Insomma, mi fa capire e spero che vi faccia capire che c'è uno studio di design dietro, un continuo sviluppo e ricerca che il brand taiwanese sta portando nel mondo della bicicletta. Insomma, Giant è uno dei più grandi produttori mondiali di telai, forse il più grande produttore mondiale, ma insomma non si parla solo di quantità di pezzi, qua si parla anche di qualità, e questa Revolt Advance 1 mi è piaciuta tantissimo da utilizzare in questi mesi. E anche facendo un ragionamento sul prezzo, che è 3.759 di listino, secondo me per le sue caratteristiche tecniche, la costruzione, l'affidabilità in totale di quello che è un prodotto che viene consegnato fatto e finito con questi componenti, è sia una bicicletta comoda da utilizzare magari anche in città, ma una bicicletta che se volete spingere, beh insomma, vi aiuterà e vi agevolerà. Per chiudere, particolare menzione d'onore la do sicuramente al cambio elettronico, che mi è piaciuto veramente tanto. Sono partito un po' prevenuto sul cambio elettronico, come vi dicevo, ma si è comportato benissimo. La sella approccia anche questa di Giant, sviluppata dal team di designer di Giant, eccellente. E il manubrio, che con il Diffuse, tutti questi nomi, no, a volte mi dicono no, vai, sono trovati di male, che vuoi che cambi. Ragazzi, io vi posso dire che effettivamente ammortizza e smorza tantissimo le vibrazioni del terreno, specialmente se fate grave sul bikepacking. Posso garantirvi che ovviamente non è come avere una forcella, però ammortizza e funziona veramente molto molto bene. Sono rimasto stupito, come sono rimasto stupito e felicissimo di testare questa Giant. Come avete capito, anche adesso mi trovo nello showroom, nell'headquarter di Giant qua in Italia, inizierò a collaborare insieme a loro per i prossimi mesi. Sono molto contento perché sono un brand importante, come potete vedere qua sul canale stanno arrivando tante novità, insomma anche i numeri stanno crescendo e siete arrivati in tantissimi clienti, quindi grazie a tutti quelli che sono arrivati. Un grazie però in particolare lo faccio a chi sostiene attivamente il canale, a tutti i Patreon, qua i loro fantastici nomi e link in descrizione se anche voi volete sostenere il canale entrando un po' più in contatto con me. Se avete qualsiasi altra domanda circa la mia esperienza con questa Revolt Advance 1, scrivetemela pure qua sotto nei commenti e sarò felice di rispondere a tutti voi. Bene, siamo arrivati veramente alla fine, ci vediamo sempre qui sul canale, diffidate le imitazioni, buone pedalate a tutti, magari con una Giant, e al prossimo video, ciao!